Da Che ve ne sembra dell'America di William Saroyan, Vanni Olivero legge, Mattino. Subito, appena si fu svegliato, sentì l'invisibile insinuazione d'ogni punto della camera e del mondo nell'oceanico flusso oscuro del sonno ancora non morto. E dinanzi alla chiarità glaciale del suo impassibile sguardo, sentì tutto l'estraneo della camera stessa accadere senza moto e pur col ritmo cumulativo del silenzio e della sospensione, la strana verità del luogo che circondava la strana verità sua propria, e la facoltà di vedere, la tranquilla turbolenza di esistere. Il muro, il pavimento, il soffitto, la finestra e lo spazio negli angoli formavano un luogo dove l'occhio poteva muoversi e fermarsi, e dove il corpo, col cuore saldo in esso, era lontano da ogni freddo, da ogni immensità e da piogge e vento, calore vivo in un letto caldo in una stanza. Signor Angolo, disse mestamente, e disse anche, Signora Domenica. Poi si sentì ricadere con mollezza e caldo nel sonno, ritornare all'immensità dalla quale era appena uscito, e fu cullato, e fu sotto il mormorio del tempo. Nel suo nuovo sonno disse, Signor Sole, disse anche, Signora Luna. E quando tornò a svegliarsi, un minuto dopo, sentì lo sbadiglio possente d'un universo che cominciava. Poi rabbrividì nel ricordo di un vento che ululava per un cammino oscuro, sonno, una notte in cui egli viveva e insieme non viveva, una notte sognata in tutta la sua pienezza, notte nel tempo, resuscitata nel suo sangue e nelle sue ossa, e sentì l'aspro freddo desolatore del vento, e vide se stesso smarrito, senza terra ove abitare, senza letto ove giacere. E non pavimento, non muro, non porta, non stanza, e null'altro di vivo in tutto il vuoto, solitudine dell'uomo e segretezza. Che freddo il mondo fuori, nel sonno, e i luoghi mai visti. Lontano, se stesso chiuso e in se stesso, nell'illimitato di se stesso, come era lontano e freddo, smarrito. E il silenzio com'era grande, era il fiero silenzio d'un antico clamore, pieno di tutto l'ululare degli uomini già periti, pieno di echi. Pensò, un giorno andavo per qualche luogo e arrivai dinanzi a un mare nero, e questo mare vidi agitarsi di angoscia, e di sopra al mare vidi il cielo che batteva irato mare e terra, e rimasi senza respiro. Morì. Ma adesso viveva ed era sveglio, caldo di calore miracoloso, il calore della sostanza vivente, ossia la fiamma interna bianca come corolla di fiore. Guardava l'angolo della stanza e tutte le cose caotiche erano svanite. Uscì dal letto e andò alla finestra per vedere. E guardando fuori dalla stanza, come fuori dalla sua stessa mente o dal suo cuore, poté udire quello che vedeva, il silenzio e l'immobilità della terra, e sentì l'innocente miracolo di tutte le cose farsi sostanza e realtà, solido, freddo e silenzioso, la strada, le case dall'altra parte, il legno e la pietra e il vetro e tutto il resto, tutto il vivo. Questo specialmente, questo generoso dono di gloria del miracolo, disse Signor Dio. Era così smarrito nel mondo. Poi nel sangue si ricordò dell'altra terra, la più interna e profonda, e il ricordo scaturì da lui come un grido di adorazione. Ah, madre, mamma, fu il ricordo, e in lui sorrise come l'universo sorride quando il giorno sgorga e la notte cade sotto l'impero della luce. Sorridendo, egli lasciò la finestra.
con una calma di sacra venerazione, andò nell'altra stanza dove lei dormiva. Vide il suo volto. Era fresco e bianco come il centro di un fiore, al centro della nera massa calda dei capelli. Era terra sua, dormente, e a piè del letto egli stette pieno d'una così grande gioia che era come tristezza, e di nuovo tristezza, e stette nel calore profumato del respiro di lei, il clima della terra sua, e comprese, senza parole, senza alcun bisogno di parole e linguaggio, che quella era la sorgente della verità sua propria e della sua vita.